Un saluto nuovamente a tutti. Questo video tratta di ICT Security o Cyber Security per quanto concerne l'attività di verifica o assessment mirata alla configurazione SSL, ovvero sia di crittografia, di alcuni siti web istituzionali italiani attraverso alcuni siti che gratuitamente mettono a disposizione uno strumento di analisi appunto mirato per questo tipo di attività, ovvero ImmuniWeb e SSL Labs. Iniziamo con ImmuniWeb che ha un modo di procedere abbastanza comunque similare a SSL Labs. In qualche caso i risultati finali coincidono, in altri no, come vedremo tra breve. Ho voluto focalizzarmi su un paio di siti istituzionali italiani che, insomma, presenterebbero alcune criticità che dovrebbero essere, tra virgolette, attenzionate dalle persone che sono responsabili per quanto riguarda la parte di security di questi siti, anche perché il vulnerability assessment dovrebbe essere un'attività da condurre con una certa frequenza, soprattutto per siti istituzionali o comunque sia di una certa rilevanza. Iniziamo con il primo, che è relativo al sito poliziapenitenziaria.gov.it, quindi il sito istituzionale della Polizia Penitenziaria Italiana, che come vedete ha uno score finale di F. Questo giudizio particolarmente severo da cosa viene prodotto? Fondamentalmente dall'esposizione a una vulnerabilità del software OpenSSL che risale addirittura al 2016, per la precisione al 3 maggio 2016, se non erro, così dovrebbe riportare il bollettino emesso a suo tempo, sì, 3 maggio 2016, una problematica di sicurezza a livello piuttosto rilevante e che riguarda un attacco di tipo Man in the Middle, MITM. E questa situazione, insomma, dovrebbe essere superata con l'upgrade del software. È pur vero che il sito poliziapenitenziaria.gov.it supporta un meccanismo che dovrebbe proteggere questo genere di eventi, qual è l'HTTP Strong Transport Security, come viene indicato più avanti, qui scorrendo il report. Tuttavia, io non mi fiderei sempre di questa situazione. Ecco qui, vedete, il server ha il supporto per l'HSTS, ma insomma la letteratura di settore non consente di avere la certezza che questo protegga al 100% contro attacchi di tipo Man in the Middle, anche perché il sito in sé consente di avere un accesso di area riservata, quindi in qualche modo veicola informazioni personali e quindi dovrebbe essere attenzionata a questa situazione. Il giudizio è confermato anche dal sito Qolis di SSL Labs. E come vedete anche qui la situazione è pressoché identica. Rispetto al sito ImmuniWeb, scorrendo il report, abbiamo anche l'indicazione, che può essere comunque interessante, del tipo di struttura che c'è dietro al sito, ovvero sia la signature del server HTTP. In questo caso c'è dietro un software NGNX, che in genere mi fa pensare a un servizio di bilanciamento di carico. Comunque, questo è il banner che viene presentato.
Andiamo sull'altro sito attenzionato, tra virgolette, ed è quello delle politiche agricole, anche questo sito istituzionale italiano. Anche qui abbiamo uno score di F, e quindi uno score piuttosto basso, soprattutto perché qui abbiamo invece un problema che riguarda anche in questo caso una vulnerabilità molto vecchia relativa al supporto SSL V3, ovvero sia gli attacchi PUDO. E questo perché andando a scorrere qui il report, il sito ancora abilita l'SSL V3, cosa che ormai è assolutamente sconsigliata da lungo tempo, e quindi questa situazione, ecco, come vedete, è assolutamente da evitare su dei siti esposti direttamente. E tra l'altro anche il TLS versione 1.0 sarebbe da evitare, e tra un po' anche l'1.1 sarà considerato non più di livello di sicurezza accettabile, quindi lo standard sarà TLS 1.2 o addirittura TLS 1.3, che però prevede la versione di OpenSSL 1.1, che in qualche caso è un grosso passaggio a livello crittografico. Il sito SSL Labs in questo caso non conferma il giudizio di F, in questo caso per loro il grado di giudizio è C, quindi medio, ma come vedete sono assolutamente inserite anche altre informazioni molto interessanti per capire il grado di sicurezza in un colpo d'occhio. Abbiamo anche una questione relativa alle chiavi del protocollo Diffie-Hellman, che probabilmente sono di basso livello, supporta l'algoritmo RC4, e quindi anche questo è un algoritmo non più considerato assolutamente sicuro. Tutte situazioni che portano comunque un giudizio non eccelso anche da parte del portale di SSL Labs. Per quanto riguarda la signature del sito, anche in questo caso si è riusciti a leggere che si tratta di una macchina Apache, quantomeno quella di front-end, e quindi anche qui un'informazione che può essere potenzialmente utilizzata per capire che tipologia di architettura c'è dietro al sito. Insomma, per quanto riguarda l'assessment, io consiglio sempre di sfruttare questi strumenti gratuiti che possono essere appunto utilizzati da chiunque. Ovviamente la parte SSL è una delle parti di indagine che devono essere condotte. A seconda poi dell'infrastruttura del sito vanno verificate le configurazioni dei database, dei linguaggi di scripting, dei metadati, e quindi chiaramente questo è un lavoro abbastanza strutturato. È anche un'attività che dovrebbe essere condotta sotto molteplici punti di vista. Non solo l'esterno, ma anche l'interno deve essere verificato con strumenti chiaramente di altra tipologia, quindi fare assessment anche dalle parti interne delle infrastrutture di rete. Questo è quanto, io vi saluto per il momento e vi rimando a un prossimo video.